junk at heart is junk in my mind. Amici di Magazine, ben ritrovati. Siamo a Pagani in via Marino Guerritore, siamo all'84016. Ci ritroviamo qui, beh, dopo le festività natalizie, per parlare stavolta della Santa Pasqua, ormai imminente, che sta arrivando. Insomma, giorni di festa in cui potete trovare qui all'84016 tutto quello che vi serve per una Pasqua felice, soprattutto per i più piccoli, con tante uova e tante possibilità dei vostri regali. Entriamo qui all'84016 con Francesco Dauria che ci accompagna e troviamo Armando, che è il titolare che ritroviamo dopo Natale. Insomma, tutto questo periodo che hai fatto, Armando? La gente si vuole sapere che hai combinato. Lavoro. Siamo organizzati con nuovi eventi, come potete vedere alle mie spalle, tante uova per l'evento pasquale e via discorrendo. Armando, possiamo dirlo tranquillamente, innanzitutto ben ritrovato al di là di questa improvvisata che abbiamo fatto. Per Pagani la Pasqua non è una festa particolare, ma particolarissima, perché poi la settimana dopo c'è la festività della Madonna delle Galline, la Madonna del Carmelo, quindi è davvero molto sentita. Che cosa offrite alla vostra clientela in questo periodo? Allora, noi oltre ad offrire le solite cose quotidiane per la Pasqua, ci siamo organizzati con una vasta gamma di uova che vedete qui alle mie spalle, di molte marche, come vedete c'è la Lind, c'è la Ferrero, che è la casa dell'eccellenza, e tante altre marche che potete vedere dalle immagini. E in più, come ogni anno, ci siamo organizzati per l'estrazione. Infatti, super uovo. Il super uovo da 5 kg che va fatta l'estrazione la settimana di Pasqua, il primo estratto per Napoli. Quindi il primo numero che uscirà sulla ruota di Napoli nella settimana di Pasqua, il sabato santo, credo, a questo punto. Sì, il sabato c'era santo. Questo. Qualche cliente avrà la fortuna di portare questo uovo da 5 kg a casa. Poi ci diranno che cosa ne faranno il vincitore di un uovo da 5 kg, che però comunque fa sicuramente piacere vincere. Diciamo anche una cosa, si può prenotare il proprio uovo qua per chi magari non voglia fare voli pindarici, nel senso di trovare magari l'uovo in modi particolari, eccetera. Viene qua, dice voglio questo tipo di uovo e tu ovviamente glielo prendi. Esatto, ci organizzeremo anche per queste prenotazioni e oltre alle uova anche per cesti pasquali, come abbiamo fatto in periodo natalizio. Uova, ma non solo, perché ci sono le colombe, tanti dolci natalizi, la campana natalizia, le vostre grappe che tutti ormai hanno conosciuto alla grande, i vini, insomma nel cesto, cioccolatini e quant'altro. Sì, è un cesto pasquale che bene o male raccoglie quasi tutto, come ci siamo organizzati per Natale anche per Pasqua. Poi si sa, la tavola vuole essere imbandita perché non deve mancare nulla. Infatti vedo anche i capelli rosso e neri e nerazzurri. Milan contro Inter, qui come va invece la sfida per qua? E c'è anche quello del Napoli, vedo, però come va anche la vendita delle uova calcistiche? Diciamo che si arriva sempre all'ultimo momento e si cerca di accontentare il cliente di tutto, perché poi si sa com'è, ognuno vuole l'uovo della propria squadra, Napoli, Inter o quel che sia, e diciamo la squadra del momento è il Milan, visto che è più classificato, e poi c'è il Napoli che giustamente essendo in Campania che è la squadra per eccellenza. Andiamo avanti, parliamo dell'84016, perché attenzione, qui parliamo di cose ancora ovviamente pasquali, ma ci sono i tuoi grandi caffè, tutte le salse, tra virgolette il caffè, vabbè, quello semplice, ma anche il caffè alla nocciola, tanti altri tipi di caffè che proponete alla vostra clientela, a chi vuole farci il piacere di venire qui all'84016. Sì, per chi ha la fortuna di visitarci, avrà la fortuna di gustare giustamente questi elenchi di caffè che hai elencati, e in più ci stiamo organizzando per il periodo estivo con la nostra crema caffè che richiedono molti clienti perché è squisitissima. E poi ci saranno anche altre novità ovviamente per il periodo estivo. Questo poi ne parleremo del periodo estivo. Andiamo invece, ti faccio una domanda per la Madonna delle Galline, ma è vero che non è la festa di Pasqua, post Pasqua, se non si mangia il tagliolino, quello di Pagani, davvero? Sì, questo è vero, infatti siamo nominati per il famoso schizzo che aspettiamo la domenica della Madonna del Carmelo, detto delle Galline, per il famoso tagliolino, carciofi e via discorrendo, che poi pure tu ne sai più di me ovviamente, non è la prima volta che incorri in questi eventi.
quindi io ho i miei amici, in particolare Dino, che insomma, vabbè, lasciamo perdere, poi altrimenti mi viene fame. Andiamo ad altro. Le scommesse, perché 84.016 è un punto scommesse, attenzione, i biglietti gratta e vinci e, grande novità degli ultimi mesi, la possibilità di giocare, fosse la Madonna, dice qualcuno, il Super Enalotto vince. Vincente, infatti Sisal si è organizzato con nuovi giochi riguardo il Win for Life. Viva l'Italia, i grattacieli e altri tipi di giochi che hanno inserito. Si possono giocare qui da te. Che somigliano, diciamo, al 10 all'8, che possono giocare tranquillamente qua, associando qualche scommessa o, come dicevi tu, il gratta e vinci e tutto il resto. E allora, poi abbiamo la parte invece dei gratta e vinci, tutti i tipi di gratta e vinci qui da te? Sì, tutti i tipi di gratta e vinci, infatti ultimamente ci siamo organizzati con le ultime novità che ci fanno pervenire loro. E, beh, no. Qualcosa che comunque bisogna sempre giocare, sì, ma andarci con moderazione, come sì, diciamo. Sì. Bisogna giocare nel giusto, cioè il gioco è divertimento, non deve diventare d'azzardo, perché oggi la situazione è molto critica. 84.016 però non è solo un bar, è anche un ritrovo per divertirsi, per passare qualche ora spensierata. Ci sono ovviamente il biliardo, per chi è appassionato di biliardo, c'è una saletta dove si può ovviamente connettere, chi ne ha bisogno e ne ha necessità, connettersi a internet con il wifi, insomma davvero tante possibilità. Tanti servizi, e colgo l'occasione per dire che da questo mese siamo attivi anche sulla biglietteria concerti. Riusciamo a fornire quasi tutti gli eventi, infatti ultimamente Caserta e Eboli ospiteranno personaggi d'eccezione tipo Giorgia, Biagio Antonacci, quindi chi è interessato a vedere questo concerto può venire tranquillamente e sarà accontentato. Noi dobbiamo dirlo, anche se purtroppo, come dico con Vincenzo, tuo fratello, ogni tanto non sta andando benissimo ultimamente la Paganese. Qui ci sono i biglietti della Paganese Calcio per le partite casalinghe e mai come in questo, ovviamente, ma mai come in questa occasione, beh, davvero la Paganese ha bisogno del sostegno del suo pubblico in casa per le partite casalinghe, quindi chi ha necessità di venire allo stadio, al Torre, ma anche in trasferta, può venire a fare il biglietto qui all'84. Sì, può venire tranquillamente. Questo è il terzo anno che siamo noi concessionari di questa biglietteria e speriamo bene in risultati migliori, che possa portare molto molto pubblico e vedere le file chilometriche di una volta. Infatti ricordo i primi anni la strada si bloccava, cosa che, C2 era straordinario. Cosa che non succede da anni, purtroppo. Speriamo in tempi migliori e forza Paganese. Io vedo arrivare anche Vincenzo, che come al solito però di telecamere non ne vuole sapere, allora chiudo con Armando rinnovando l'invito a tutti coloro che vogliono un uovo su misura per il proprio bambino, per la propria fidanzata, per la propria moglie, la colomba, il cesto da regalare qui all'84.016 per le festività di Pasqua. È possibile averlo in tutte le sale. Esatto, dici bene. Speriamo che ci sia grande affluenza e che i clienti siano soddisfatti dei nostri servizi. Per l'indirizzo, via Marino Guerritore, Pagani, siamo davvero nella centralissima zona paganese che porta anche verso lo stadio Marcello Torre. Per tutta la infoline con Armando e con Vincenzo qui all'84.016 vi lasciamo alle grafiche realizzate dal nostro Gianmauro Marotta. Alla prossima con Magazine, grazie Armando. Arrivederci.